Presidente De Vincentis, oggi una partita che si sapeva sarebbe stata complicata. Questa è una squadra forte, una squadra che è agganciata all'inizio campionato al treno di testa e ha dimostrato comunque di essere una buona squadra. Il Lanciano però dal canto suo ha avuto diverse volte l'opportunità di chiuderla quando era davanti, non l'ha fatto. Che cos'è che non è andato? Diciamo questo che non abbiamo fatto al momento giusto quello che dovevamo fare, quindi ci sta che la squadra locale ha pareggiato e ci sta anche il pareggio, ci sta in tutto e per tutto, dispiace, si poteva fare certamente meglio, però martedì se ne parlerà e quindi guardiamo la partita prossima. Lanciano ora avrà due partite in casa, Presidente, due partite difficili in diverso modo. Il Sambuceto, che è una squadra in ripresa tra due partite, l'allenato Curangolana, che invece deve accumulare punti di salvezza e verrà Lanciano con poco da perdere. Il Lanciano però deve assolutamente tornare alla vittoria. Ma deve tornare alla vittoria, innanzitutto deve riappropriarsi di una vittoria che manca da 2 settimane. Non facciamo assolutamente drammi perché è un campionato tosto, il campionato eccellenza non lo scopriamo quest'anno, ma si sa quello che possa essere le difficoltà di questo campionato. Dobbiamo giocare al meglio e dobbiamo dare il nostro meglio per poter arrivare a un risultato importante. Note positive e note negative di oggi? Ma positive, positive è che quando volevamo accelerare sapevamo quello che dovevamo fare, forse non abbiamo accelerato più di tanto e quindi questa è una nota negativa e abbiamo preso il gol del pari. Poi da quel momento pigiare sull'acceleratore da parte nostra è stato un po' dura e quindi il pareggio, un pareggio giusto e torniamo, ripeto, a Lanciano con un punticino ma con tanti spunti di riflessione per poter migliorare nell'insieme tutto quello che possa essere, il tragitto di questa squadra. Sappiamo che dobbiamo giocare a calcio perché è una regola importante. Sia da parte mia che da parte dello staff e sappiamo che abbiamo dei ragazzi molto capaci. Il risultato tornerà, a sorriderci prossimamente in modo continuo, ne sono, più che certo.